interventi, i suoi saluti. Allora, dibattito di oggi, come avrete visto dalle locandine, tratterà di tematiche che hanno a che fare con l'ambiente, partendo da quelle che sono le esperienze dirette di due persone interne a Rifondazione Comunista dopo l'alluvione che c'è stata in Emilia-Romagna. Da lì passeremo poi con alcune realtà territoriali a discutere di temi legati proprio al nostro territorio, quindi alla Lomellina e a Vigevano, anche in vista comunque delle elezioni comunali del 2025. Come diceva Edoardo Casati ieri nel suo discorso, Unione Popolare ci sarà, ci presenteremo e abbiamo delle proposte relative all'ambiente nel nostro programma. Vi invito poi magari all'uscita, se non ce l'avete già, c'è anche un volantino con la nostra Vigevano, quindi le nostre idee per quella che è la città di Vigevano come Unione Popolare. Ad esempio abbiamo lo stop alla cementificazione con anche lo stop alla costruzione di supermercati, l'aumento di centraline ARPA per la qualità dell'aria, per monitorare la qualità dell'aria. Abbiamo anche delle proposte sul turismo, il turismo che deve essere basato su quello che è il turismo naturale di prossimità, ad esempio con una navetta elettrica che faccia fare un percorso appunto dal centro storico al Parco del Ticino. Quindi partiamo un attimo da quelle che sono state le esperienze in Emilia-Romagna. Quindi lascio la parola adesso a Riccardo Gandini, che è il coordinatore regionale per l'Emilia-Romagna dei giovani comunisti e giovani comuniste. Hai avuto comunque un'esperienza attiva nell'organizzazione con le brigate di solidarietà attiva post alluvione. L'ultima alluvione che c'è stata in Emilia-Romagna non è un caso isolato, e infatti Riccardo Gandini ci porterà la sua esperienza delle diverse alluvioni che hanno colpito il territorio. Allora, purtroppo sono anche un buon numero, quindi cercherò di essere sintetico, premettendo che prima del 2014 c'è stato anche un terremoto, quindi parliamo di una regione che ne ha subite parecchie ed è una regione ricca che poteva ben investire in prevenzione e che non ha fatto. Siamo partiti con la grande alluvione di Parma nel 2014, in cui uno dei quartieri popolari di Parma, il Montanara, è finito sott'acqua, un capoluogo di provincia, quindi non da poco. All'epoca si mosse anche la Rifondazione, che aveva la sede lì vicino, per ospitare attrezzature e materiali, e si fece un lavoro popolare di soccorso con anche lì la famosa retorica degli angeli del fango, che poi si spense quando si parlò di risarcimento danni. Parliamo di un intero quartiere in cui ci abitavano pressappoco sulle 40.000 persone circa, ovviamente popolare, quindi con tutte le problematiche concernenti la perdita di beni da parte di famiglie che stavano già messe piuttosto male, e che è riuscito a non degenerare in una strage solo perché uno dei due fiumi che era esondato era stata comprata di recente la cassa d'espansione per trattenere eventuali alluvioni. L'altro fiume era in progetto la costruzione della cassa d'espansione, parliamo del torrente Baganza, non venne fatta perché il progetto si bloccò, i soliti problemi burocratici misti anche al solito problema delle privatizzazioni che rallentano il tutto con il sistema degli appalti. E quindi in sostanza questa alluvione, che poteva essere benissimo evitata, dato che il progetto per evitarla era già stato approvato dalla giunta provinciale nel 2009, si verificò con tutta la montagna di anni possibili, con anche un procedimento penale contro il sindaco che poi venne archiviato, e tuttora si parla ancora di risarcimenti dei danni che non sono ancora arrivati. A seguire, 2017, quella è stata, diciamo, la prima esperienza più attiva con le brigate di solidarietà attiva, Lentigione in provincia di Reggio Emilia, sempre zona periferica, anzi questa volta zona periferica, non chiaramente una città centrale, due interi paesi, Lentigione è un paese più piccolo vicino, sommersi, che lì migliaia di beni, anche aziende, industrie locali ferme, totalmente sotto il fango. Anche lì si poteva evitare, si è parlato e se ne è parlato anche per questa alluvione di buchi provocati da talpe, si dava la colpa agli animaletti quando semplicemente i comuni vari non investivano un soldo nella manutenzione degli argini, e si è andato avanti così. Ancora 2019, Budrio, provincia di Bologna,
Budrio che si trova nel fango, una ferrovia che viene divelta perché stava sugli argini, ci sono stati anche degli investimenti per ricostruirla, anche altri comuni in zona sommersi dal fango, a tutt'oggi si parla ancora di risarcimenti dei danni. La differenza rispetto ai precedenti sciagure è che non venne creato un comitato dei cittadini alluvionati, quindi è diciamo più disorganizzata l'azione legale per ottenere risarcimenti. Sono tutte cose ancora in corso, anche perché tutto sommato purtroppo sono anche abbastanza recenti. Arriviamo ad oggi, alluvione prima a Castelmaggiore, provincia di Bologna, e poi in Romagna e a Bologna. Anche qui la Romagna un disastro, soprattutto nel Ravennate, Forlì-Cesena e anche in parte nel Riminese, soprattutto nella provincia. Poi Mauro vi dia meglio sulla zona della Romagna. Anche qui si è visto per poco, ma secondo me suscita scandalo, perché è una cosa che spero non si veda in un capoluogo della Lombardia. Di nuovo viene colpito un capoluogo provinciale, perché Bologna trova una sua zona centrale a 15 minuti a piedi dal centro, se uno al passo un po' svelto va peggio 20 minuti, che è la zona Saffi, sommersa da un canale d'acqua, perché uno dei tanti canali sotterranei di Bologna esonda a causa della mancata manutenzione operata dal comune. Si riempiono di rami, basta dare una pulita periodica, non è stata data, non è stata data la manutenzione necessaria al tunnel che si è sfondato in un punto, e si trova un capoluogo di regione con un pezzo di un quartiere centrale allagato e tutti i danni relativi a abitazioni e soprattutto negozi che ne sono conseguiti. Una situazione imbarazzante a fronte del fatto che Emilia Romagna comunque investe in grandi opere. Abbiamo avuto la questione Tirreno Brennero, che è un'autostrada totalmente inutile, abbiamo avuto la questione del passante di mezzo Bologna, che è l'allargamento della tangenziale bolognese. Si fanno grandi opere, grandi autostrade, si investe in cemento e poi però non si fa manutenzione sul territorio, e succedono queste cose che vengono chiamate sciagure, ma non sono sciagure, sono frutto di una mala politica. A ciò si aggiunge, dato che ce ne stiamo occupando come partito e ne parleremo anche alla festa nazionale che si svolgerà dal 21 al 24 a Bologna, 21-24 settembre, le proposte della regione, che è la principale artefice dei mancati investimenti in prevenzione sull'autonomia differenziata. La regione in sostanza chiede al governo di avocare a sé i poteri che hanno le autorità indipendenti che si occupano di regolazione ambientale, il suo impatto ambientale, le agenzie, l'Agenzia regionale per il territorio e per la tutela dell'ambiente, facendo sì, con la scusa di rendere più veloci i meccanismi burocratici, di potersi infatti dare le autorizzazioni da sole come regione per i peggiori piani speculativi sulla cementificazione. Quindi non solo non si è investito, ma le prospettive per il futuro sono facilitare la cementificazione, gli investimenti massicci in grandi opere e continuare a fregarsene, o peggio ancora a abbassare gli standard qualitativi sulla tutela del territorio e sulla messa in sicurezza del territorio. Piani finora elaborati dalla regione ma anche dal governo sull'alluvione si sono rivelati totalmente fallaci e non sufficienti. In tutti questi casi i soccorsi arrivavano in maniera tardiva, poi non erano sufficienti. Questo hanno denunciato anche le brigate di solidarietà attiva in tutte queste situazioni emergenziali, e purtroppo pare che non solo continuerà a mantenersi questa situazione in Emilia Romagna, ma possa solo peggiorare. Io per il momento ho chiuso, poi grazie.